al via da questa mattina a Fano la fiera di San Bartolomeo, con la formula stessa spiaggia, stesso mare, stesso posto nello specifico, la Sassonia, e solito rituale di fine stagione. Ma questa edizione 2017 si presenta a turisti e locali con alcune novità sostanziali. Innanzitutto la durata: si è passati dalla 3 giorni alla più asciutta 2 giorni per venire incontro alle esigenze degli operatori turistici della zona e di loro clienti, che erano blindati per tutta la durata della fiera. E poi la formula: un evento vero e proprio che culmina nella 2 giorni, ma che inizia una settimana prima, con aspettando la fiera prima ed eventi prelancio e iniziative contestuali come il laboratorio per bambini nella tensostruttura ed altre spettacoli. Quindi un ritorno economico sia per gli operatori della fiera, ma anche per tutte le attività che sono annesse e connesse, che sono limitrofe alla fiera, quindi attività commerciali, bar, ristoranti, pizzerie. Naturalmente cambia la formula, ma non la sostanza e l'anima della fiera. Una su tutte, le immancabili bancarelle di cipolle ed aglio. Signora, mi scusi, non può mancare l'acquisto delle cipolle. Poi no, ma perché è bella. È bella? Sì, la voglio regalare. Perché in treccia magari si presta. No, ma perché c'è l'aglio, c'è quella rossa, c'è quella gialla, almeno una donna in cucina c'è tutto. Possono mancare gli assi nella manica di ogni fiera che si rispetti, le magnetiche dimostrazioni di ogni possibile oggetto di utilità casalinga, trita tutto prodigiosi, smacchiatori, nuovi scopettoni e miracolosi panni asciugatutto. Sì, ha una percentuale di bambù all'interno, si può lavare tranquillamente in lavatrice, è un panno come tutti gli altri, è, diciamo che è ecologico. Cosa comprate? Solite cose. Che alla fiera si compra. Esatto. Magari poi dopo si accantonano, però quando No. Quelle cose che poi finiscono tra una fiera e l'altra. Zanzare, mazza mosche. Fetta per le zanzare. A posto, e i tappetini. Siamo insieme, sì, sì. Bene, buona fiera allora. Grazie. E in ogni fiera un'attenzione particolare viene riservata ai bambini che, rapiti da luci e movimenti e colori, strattonano rassegnati genitori. Ma sorpresa delle sorprese, per loro c'è anche un ritorno al passato. Allora, nell'era digitale i giochi di legno ancora piacciono? Vanno molto, perché sono importanti quel fatto che si possono costruire, assemblare e sono i Lego tridimensionali. E poi non c'è fiera senza la bancarella novità e qualche personaggio un po' sopra le righe, ma molto simpatico. Allora, abbiamo trovato anche qualcuno che non è autoctono, ma dalla Finlandia. Io autentico, perché è migliore qua stare qua in Italia, okay. Perché questo sei tanti sole. Cosa hai portato dalla Finlandia? Io prima. Io vengo in paese e Papo Natale, okay. Anche io fare tanti aiutanti per Papo Natale, okay. Perché io ho bravissimi aiutanti, okay. Perché questi posso fare bellissimi regali per papazzi, maglioni, vera pelle di rene, queste cose chi ha fatto in Finlandia. Tutto made in Finlandia. Io, allora, anche io. Anche sì. Tu. Ecco, allora diciamo una qualcosa in finlandese per la fiera di San Bartolomeo. Hyvää juhlaa. Ecco, juhlaa l'ha detto lui.